Buongiorno Italia, qua oramai è sera, nuvolo ma non piove, c'è una novità, a parte che sono incazzato nero perché le poste italiane funzionano di merda pure qua, non solo in Italia, praticamente sono andato a prelevare e non mi dai soldi, cioè c'ho un botto di soldi sulle carte di credito, non riesco a tirarli fuori. Però, perché dovevo comprare una cosa, che però sono riuscito a comprarla lo stesso, che è questa qua. E ce l'abbiamo già a casa, è qua. E abbiamo già fatto 30 km, io e la Lina, siamo andati al mare, siamo andati su a nord in montagna, l'ho tirata anche in salita, rampica, 5 marce, motore 150, no 125. Ho aggiunto 100 euro in più, mi sono preso 150. Questa è la moto, la mia Mini Harley. Tutta già bella zozza. Sì, perché ho fatto anche un po' di fuoristrada, tanto per... Ciao Roberta. Ciao Gina, ciao Vincenzo. Sono già andato in fuoristrada. Ma che bel motorone, guarda che bello grosso che è. Bello massiccio, bel 150, forcelle robuste da 32. Ruota massiccia, grossa. Grosso fanale, fa una luce della Madonna. Ciao Alessandro Gentilini, questa è la mia nuova moto, 5 marce, la prima, ciao Quinteri, Damiano, la prima, allora la folle in su e tutte le altre in giù, 5 marce, qua c'è il display che ti dice, c'è il numero, esce proprio il numero che ti dice in che marcia sei, accendiamola. Le luci accese, c'è anche le quattro frecce, che se ti fermi è quattro frecce, c'è il flashlight qua davanti, l'aria del carburatore, insomma una bella motorina completa, e non contento gli ho rotto il cazzo proprio all'infinito, mi sono fatto regalare una maglietta. Vabbè, dietro non riesco a farvela vedere. C'ho anche la magliettina. Bella, bella. Omologata a due posti. Due posti. Con la targa. Con la targa, quindi. Comprare la moto. Moto, compresa di targa, registrazione, bollo, assicurazione casco, RCA, casco insomma, per un anno, totale, ho comprato la moto a quanto? Dite un po' voi, secondo voi quanto vale una moto così in Italia? Quanto la paghi una moto così? La Mini Harley, quanto la paghi? Beh, vi dirò, io 745 euro ho fatto tutto, me l'hanno data in giornata e posso già circolare. Ah, qua, il casco, cos'è il casco? Qua si va in giro senza casco, davanti agli sbirri, a scannare senza casco gli sbirri muti. Sì, qua, normale, senza casco, tutti. Tutti sono senza, tutti. Certo, se faccio un viaggio di chilometri me lo metto.
Me lo metto perché non si sa mai. Ma comunque non è obbligatorio qua. Qua no, nelle grandi città sì. Ah, c'è la moto! Ci abbiamo la casa. Abbiamo la casa. Abbiamo la macchina. Casa, moto, casa e macchina. Eh? Eh? Direi che... Ciao Tony. Salutami tuo fratello. Il Morghino. Eh? Ma che oramai è diventato Morgone. Macchinina. Questa è una pianta di mango che mi fa ombra. Qua stanno finendo la strada. Pian piano si avvicinano, molto piano, perché qua per fare qua per fare 20 metri quadri di strada ci mettono un giorno e mezzo. Non sono come da noi. Qua c'è la mia macchinina, c'è il bed. Tac. C'è un casino nell'impianto elettrico. Chi se ne frega. Funziona? Va bene. Mi sbatto proprio le balle. Qua ci abbiamo piante assortite. Queste crescono naturali qua, eh. Questa l'ho strappata via. Questa l'ho strappata via perché c'ha delle punte che voi non avete idea. Cioè. Aspetta, che non vedo un cazzo io. Dove è la telecamera, il cazzo qua? Cioè, da notare. Questo è un artiglio che ti entra nelle caviglie. L'ho subito strappata. Era lì. Era qui proprio all'ingresso di casa. Come entravi in casa ti sbregavi. E tutti che ti salutano i ragazzini, bla bla bla. Poi oggi non so chi, ma si è sbattuto, ha coperto una buca lì e una buca qua. Tra l'altro è sabbia del mare, alghe, sono alghe del mare. Boh, non so chi è stato, comunque bravo. Perché era quella buca lì, mi rompeva proprio i coglioni, mi sporcava i cerchi della macchina. Vabbè ragazzi, io vi saluto perché adesso vado a farmi la doccia, copro la moto perché domani forse questo, quella struttura lì che vedete di bambù, quella lì, quello si chiama cubo. Lì si passano i pomeriggi, c'è il tavolino, è tutto a panca, capito? Ma a me non me ne frega un cazzo, mi rompe i coglioni, mi occupa spazio, mi tira umidità sul muro. Allora domani le ho regalato qua un vicino, gli ho detto, ascolta, vienitelo a prendere, portatelo via, basta. Poi questo vicino qua a me mi fa un casino di favori, quindi va bene così. Ho detto, portatillo, è bella lì. Ciao Patrick, minchia, grande, gelo, yeah, gelo. È un cazzo. Oh Patrick, guarda cosa mi sono comprato oggi. Guarda, guarda. La Mini Harley. Eh? Motore 150, va che una bellezza. Oh, tira, c'è una ripresa, minchia, si impenna. Bella, carina. Semplice, questo è un cazzo. E tutto compreso, trapasso di proprietà, targa, bollo, assicurazione, tutto gratis per un anno, pagata 745 euro. Finchia, come in Italia, uguale come in Italia. In Italia con 750 euro non ci paghi neanche la cazzo di assicurazione. Poi c'è il bollo e poi ti devi comprare la moto. Beh, stasera adesso faccio la doccia. Ti cani li ammazzerei. Adesso faccio la doccia e vado fuori a mangiare. Prendo la macchina e andiamo
andiamo fuori a mangiare, perché non sono ancora andato a fare la mega mangiatona di pesce, non l'ho ancora fatta. E non fare una mega mangiatona di pesce su un'isola fa incazzare. C'è il mare che è qua, linea d'aria sono 5 km. E niente, vado a farmi una mega mangiatona di pesce, tiriamo sulla macchina però, perché qua la sera fa freschino, non ci voglio uscire in moto perché c'è un raffreddore, c'ho il naso tappato, mal di gola, tosse, aria condizionata bastarda. E vabbè, niente, vi saluto, mi doccio e poi usciamo a mangiare, perché qua fa buio presto, qua fa buio presto. A voi il tramonto nelle Filippine da Villa Aquino in Casoni. Lì c'è l'aeroplano, guarda l'aeroplano. Quella è una fabbrica, quella lì è la fabbrica dove fanno il brandy, il Fundador, ce l'ho lì, capito? Qua il brandy Fundador costa un cazzo, costa più la Coca-Cola che il brandy Fundador, infatti tutti che si impistano. Davide, bella Davide Silanus. Vabbè dai ragazzi, vi saluto che sono anche un po' stanco, va? Oggi ho sistemato un po' l'impianto elettrico qua della macchina perché il motore è a postissimo. Però a volte non parte. Poi do una manata, muovo i fili, brum, vaffanculo. E allora oggi ho sistemato un po', non è ancora a posto 100%. Però chi se ne frega, va bene. Qua si vive in maniera diversa che da noi. Qua non ti serve la macchina da fighetto. Qua ti serve la macchina che ti porta da A a B, spendendo il meno possibile e facendolo nel modo più figo, cioè sbattendosene i coglioni. Quella è antenna internet che tirerò giù perché mi fa cagare a vederla. Quella la devo togliere, ne metto una più grande, così segnale a bomba. Comunque qua c'è la 4G, eh. Oggi sono andato, quando ero lì a comprare la moto, volevo caricare i video di Facebook, lì, le foto della moto, andava di merda. In città c'è la H+, quindi proprio non va internet in città. Qua a casa mia, proprio qua, c'è la 4G che va a cannone. Io non so, in campagna c'è la 4G che va a cannone, in città non va internet. Dovrebbe essere il contrario. Boh, vabbè, meglio così, così a casa vado veloce, scanno con internet. Vabbè. Ben saluti, ciao 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 ciao.